Covid, sì, definitivo del Senato al DL Green Pass, vaccino anti-influenzale in farmacia tra le novità del testo. Amici delle persone con demenza, verso una società inclusiva, oggi il convegno con Federpharma protagonista. Vaccino Moderna, partite le somministrazioni nelle farmacie del Lazio. Farmacie sul territorio, D'Ambrosio Lettieri, tre i pilastri, prossimità, sostenibilità economica e competenze. Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del CG di Federpharma Channel. Ci si potrà vaccinare contro l'influenza anche in farmacia. È quanto previsto nel decreto approvato in Senato sul Green Pass che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. I farmacisti già formati per il vaccino anti-Covid dall'Istituto Superiore di Sanità potranno vaccinare tutti i soggetti dai 18 anni in su. Il servizio riguarderà anche coloro che hanno diritto al vaccino gratuito. Fragili e nella fascia d'età dai 60 anni in poi e i rimborsi arriveranno dalle regioni. Amici delle persone con demenza verso una società inclusiva è il convegno che si terrà questa mattina dalle 11 alle 13 in diretta streaming dalla sala Stoppani dell'Istituto dei Ciechi di Milano, organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia in occasione della 28esima giornata mondiale Alzheimer del 21 settembre. Al centro del dibattito la possibilità di creare una rete di cittadini in supporto alle persone con demenza e un percorso che porti le persone con demenza ad essere accolte ed incluse. Fra gli interventi quello di Michele Pellegrini Calace, tesoriere di Federpharma, che parlando del progetto Farmacie Amiche racconterà contenuti e obiettivi della collaborazione tra Federazione Alzheimer Italia e Federpharma. Al via le prime somministrazioni di vaccino Moderna nelle farmacie del Lazio, mentre la regione fa sapere che si sta procedendo all'immunizzazione nella fascia d'età degli over 12 per arrivare all'85% dei vaccinati. Il Lazio è la regione italiana con la maggiore adesione della rete delle farmacie alla campagna di vaccinazione, mentre Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana. Al via intanto la somministrazione della terza dose in pazienti che hanno subito un trapianto d'organo solido. Il futuro della farmacia si poggia saldamente su tre pilastri: il valore della prossimità, la sostenibilità economica e il valore delle competenze. Parla così il presidente della Fondazione Canavò Luigi D'Ambrosio Lettieri ai microfoni di Federpharma Channel in merito al ruolo della farmacia sul territorio a margine del convegno Il nuovo ruolo del farmacista e della farmacia nell'assistenza sanitaria e territoriale alla luce delle esperienze maturate nel contesto pandemico di Cosmofarma, a cura di Federpharma, Fofi, Utifar e Fondazione Canavò. Nel ricordarvi che l'intervista è disponibile integralmente sul sito di Federpharma Channel e sui social di Federpharma, vi lascio con uno stralcio dell'intervista realizzata dalla collega Anna Capasso. Alla domanda del cittadino che trova nella farmacia quale hub sanitario del territorio il luogo ideale per dare attività assistenziale, non soltanto per quanto attiene l'apprestamento delle cure, ma anche per quanto attiene tutti i temi della prevenzione primaria e secondaria. E quindi il nostro investimento primario deve andare nell'adeguamento costante delle competenze, cosa che fa la Fondazione Canavò, ma che farà anche, io spero, il prossimo provvedimento in esame al Senato della Repubblica sulla laurea abilitante, nella quale noi chiediamo con forza un adeguamento dei curricula universitari che sono ancorati ad un paradigma che non è più adeguato ai tempi. Federpharma Channel vi dà appuntamento a domani con una nuova edizione del TG. Nel frattempo non perdete i nostri aggiornamenti sui social e sul nostro sito.